È il mio riscatto perché dopo, come sapete tutti, come è finita la stagione, avevo una voglia assurda di riniziare, non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno. E per fortuna è finito nel migliore dei modi perché anche la squadra mi ha aiutato a superare l'errore fin da subito, però questa ottima prestazione mi aiuta sicuramente molto di più perché i fatti, come sapete voi, valgono più delle parole. Sono contento che mister Inzaghi mi abbia elogiato così. Io ho fatto solamente quel che potevo fare per la squadra perché nelle uscite alte ci lavoriamo molto in settimana e sono contento di aver potuto dare una mano. Però come io ho aiutato la squadra, anche la squadra ha aiutato me e il finale non è dovuto al caso secondo me, ma è dovuto a un lavoro che c'è dietro e a un aiuto reciproco da parte di tutti. Col Monza magari non avevo il carattere e la grinta che ho messo in questa partita e l'insicurezza ovviamente traspare più a voi e ai miei compagni, giustamente. Però questa parata non può che avere del positivo perché adesso ce ne andiamo via da questo campo molto difficile e da questa piazza molto calda con un punto secondo me molto importante e senza aver preso gol, che a morale per me, per i quattro difensori, ma penso anche per tutti i 25 giocatori sia solo positivo e sono contento di aver contribuito nel mio modo. L'equilibrio secondo me l'avevamo già trovato, poi ovviamente è ovvio che i risultati aiutano a vincere, solo che col Monza purtroppo è stata una partita negativa da parte di tutti e questa partita può aiutarci, può darci morale in quell'avvenire. Adesso ci aspetta subito una grande sfida contro una grande squadra che avremo sabato prossimo e non vediamo l'ora che arrivi di giocare soprattutto davanti al nostro pubblico, perché come gli altri hanno delle piazze come il Pisa, anche noi abbiamo i nostri tifosi che ci sosterranno sperando che ci portino dei punti anche loro, come è successo l'anno scorso. Forse abbiamo sbagliato noi dal campo a leggere i momenti, forse sono stati loro molto bravi nel pressing offensivo, ma a mio parere abbiamo sofferto, ma con la consapevolezza che non passavano, cioè loro potevano far gol solamente appunto su un rigore. Per fortuna cioè, è andata anche bene, però io dal campo ho percepito una vera compattezza di squadra oggi e questo è merito del mister ed è merito di tutti quanti, soprattutto quelli fuori, e spero che questo ci porti avanti anche nelle partite a venire. Diciamo che rileggo, le notizie arrivano anche a me. So dell'interessamento che c'è stato da parte del Torino e so che sono stati avvicinati molti nomi alla squadra del Benevento. Personalmente li leggo e non mi interessava più di tanto perché io sono sicuro di aver fatto la mia scelta di rimanere qua a Benevento e voglio vincere il campionato con questa squadra. Siamo una grande squadra e nelle partite a venire vedremo di che pasta siamo fatti. Quindi io da qua non mi muovo e se verranno altri portieri ci giocheremo il posto con loro. Concentrazione e la grinta da parte di tutti deve essere quella che ci abbiamo messo oggi e un aspetto importante col Cittadella sarà la compattezza che dovremo avere di squadra. Loro sono una squadra, a mio parere, molto forte e cioè, con un pressing offensivo che forse nessuna squadra in Serie B ha. Quindi dobbiamo stare attenti, concedere poco e dargli poche chance. E poi il resto sarà compito del mister per la fase offensiva.